L'anteprima del nostro telegiornale, ben ritrovati. Come di consueto, diamo uno sguardo ad alcuni argomenti di cui ci occuperemo in questa edizione. Innanzitutto la realizzazione dell'ecocentro nel verde dell'area di Zaro a Forio. Scende in campo il consigliere regionale Francesco Borrelli, contrario a questo tipo di soluzione, e chiama infatti in causa per intervenire gli assessori regionali all'urbanistica e all'ambiente. In difesa del punto nascita dell'ospedale Rizzoli di Lacomeno, scende in campo la politica. Ascolteremo infatti le dichiarazioni dell'assessore del comune di Lacoameno, Cecilia Prota. E poi scuola e tecnologia. Stamani al polifunzionale di Ischia, l'incontro tra studenti e docenti isolani organizzato dall'eurodeputato Giosi Ferrandino. E poi c'è la pagina sportiva con il calcio, le squadre isolane tutte in campo sabato pomeriggio. Obiettivo su Forio con la prima di Citarelli in panchina, e invece al Mazzella il derby di promozione delle isole tra Ischia e Procida. Di questo ed altro ancora ci occuperemo come sempre tra pochissimo dopo la pubblicità. Sull'isola di Ischia a Forio, centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Il centro Ecorad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici. Analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico Ecorad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolor Doppler, TAC multistrato, DentaScan, MOC, ozonoterapia per ernia del disco. Diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria con mammografia digitale, ecografia ed elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia. Un posto da sogno. Un panorama mozzafiato. Il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle. Tutti i comfort. 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacoameno. Con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno. Per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia. Caccia, cucina tipica ischitana e piatti mediterranei, pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni, Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare. Lo sai che cambiare gli infissi conviene? Un infisso di qualità può isolare la tua casa facendoti risparmiare fino al 50% sulle tue bollette di gas e di elettricità. Ed inoltre, se rinnovi quest'anno i tuoi vecchi infissi, puoi ottenere il 50% di detrazione fiscale. Un bel vantaggio! Risparmi sulle bollette e risparmi sulle tasse. Ed allora cosa aspetti? Passa da noi, passa da EcoArt. Ti aiuteremo a scegliere la soluzione su misura per te, realizzandola nei nostri laboratori, con artigiani altamente specializzati. Telefonaci allo 0 81 90 25 20 e fissa un appuntamento. Visita il nostro sito www.ecoferro.it. Visita la nostra pagina Facebook e scoprirai che tanti si sono già affidati a noi e non nascondono la loro soddisfazione. EcoArt, artigiani per il tuo ambiente. Un commercio migliore per un'isola più bella. Uniti per crescere. Associati a noi. ICOM, Associazione Ischia Commercio, Turismi e Servizi. Email icomischia@gmail.com. Telefono 371 13 111 86. ICOM, per un'isola più bella. A Piedimonte Barano, caseificio Ciro De Martino Ischia Gourmet, nuova gestione. Vieni a scoprire i prodotti del caseificio De Martino, una famiglia di storici caseari napoletani. Ecco alcune delle nostre strepitose offerte. Un chilogrammo di mozzarella di bufala ed in omaggio 250 grammi di prosciutto cotto, 250 grammi di mortadella e 250 grammi di ricotta a soli 14,99 euro. Oppure un chilogrammo di fior di latte ed in omaggio 250 grammi di prosciutto cotto, 250 grammi di mortadella e 250 grammi di ricotta a soli 9,99 euro. Vieni a fare la spesa da noi, troverai tante offerte super convenienti e prodotti di alta qualità. La mozzarella ischitana la trovi a Piedimonte Barano, caseificio Ciro De Martino Ischia Gourmet, nuova gestione. Siamo aperti anche la domenica. Trattati da re, ora puoi. Il Jolly Re Ferdinando apre la spa a tutti gli isolani. Perché accontentarsi di meno?
Relax, benessere e bellezza. La cura del corpo, oltre ogni aspettativa. Una spa dedicata a te di ben 2000 metri quadrati a prezzi eccezionali. Jolly Re Ferdinando Spa. Trattati da re. Rifiuti, Francesco Borrelli, no all'ecocentro di Zaro. La battaglia politica contro l'istituzione del centro di raccolta rifiuti a Forio arriva tra i banchi del Consiglio regionale della Campania. Difendiamo il punto nascita del Rizzoli di Lacquameno. L'assessore Cecilia Prota assicura l'impegno dell'amministrazione di Lacquameno contro la possibile chiusura del punto nascita del nosocomio lacchese. Scuola e tecnologia, l'onorevole Ferrandino incontra studenti e docenti isolani, l'eurodeputato isolano a sostegno della digitalizzazione nel campo dell'istruzione. Calcio, tutte in campo le squadre isolane, a Forio la prima di Citarelli contro il San Giorgio, il Barano in trasferta ad Ottaviano, al Mazzella il derby delle isole Ischia Procida, le interviste agli allenatori e dopo il TG a bordo campo l'anteprima. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Teleschi. Apriamo con la pagina della cronaca. 36 milioni di euro falsi sono stati trovati in una stamperia clandestina a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Gli investigatori della Guardia di Finanza, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno arrestato anche due uomini sorpresi a stampare le banconote in tagli da 50 euro. Banconote che, secondo i primi accertamenti, sono di pregevole fattura e che avrebbero potuto ingannare chiunque ne fosse venuto in possesso, anche sulle piazze isolane. La battaglia politica contro l'istituzione del centro di raccolta rifiuti a Punta Caruso a Forio arriva tra i banchi del Consiglio regionale della Campania. Il capogruppo dei Verdi, Francesco Borrelli, ha infatti proposto una interrogazione a risposta scritta indirizzata agli assessori all'ambiente e alla urbanistica. Sentiamo Borrelli. Noi abbiamo detto da tempo che siamo contrari all'istituzione del centro di raccolta rifiuti Punta Caruso. Caruso, tra l'altro, il sindaco che ho sentito anche personalmente, mi aveva garantito che era una scelta temporanea e che non sarebbe durata il periodo non sarebbe durata il periodo della stagione invernale. Noi stiamo arrivando alla stagione estiva e questa situazione sembra peggiorare e non migliorare. Come d'altronde mi aspettavo una soluzione anche della vicenda di Cava, che mi sembra che invece non si sta sbloccando anche per quest'anno. Insomma, noi dobbiamo difendere e tutelare l'area di Punta Caruso, il bosco di Zaro, le bellezze storiche, ambientali e paesaggistiche dell'isola di Ischia, anche scongiurando l'istituzione dell'ecocentro di raccolta dei rifiuti urbani, tra l'altro con delle prescrizioni negative che risulterebbero in contrasto con le prescrizioni del vigente piano paesaggistico. Insomma, è una scelta che non ci sentiamo di sostenere e quindi la stiamo portando in Consiglio regionale per capire se in termini diretti anche la regione può esprimere un parere possibilmente vincolante per bloccare questa decisione. Voi avete chiesto l'intervento sia all'assessore all'ambiente che a quello all'urbanistica della regione? Sì, certo, assolutamente, entrambi. Io credo che ovviamente i siti vadano fatti, però io voglio farvi presente una cosa: Ischia è un'isola grande rispetto alle altre. Questo problema, tra l'altro, avviene non in un comune piccolo, ma nel comune assieme a Ischia più grande dell'isola. Eppure, secondo me, ancora una volta la questione che poi c'è questa gestione che non è unica nei rifiuti come in altre cose, e alla fine porta anche a questi danni. Se ci fosse un'unica gestione di un comune unico o tutti i comuni consorziati, probabilmente non avremmo scelte di questo tipo. Quello che è certo è che, secondo me, colpire la Punta Caruso e il bosco di Zaro significa rovinare non soltanto materialmente ma anche l'immagine di un'area splendida. Borrelli, in attesa che la politica faccia il suo corso, è ipotizzabile una vostra discesa in campo diretta accanto ai cittadini e alle altre forze ambientaliste? Assolutamente.
assolutamente sì, ho incontrato a Nicola La Monica qualche settimana fa, sanno benissimo che io sono assolutamente dalla parte loro. Credo che sia una necessità per il territorio rispondere, soprattutto perché, se come sembra, poi alla fine questa storia non si risolverà nel giro di poche settimane, ma probabilmente, come tutte le cose provvisorie del nostro paese, durerà molto molto a lungo, e allora onestamente fare un'estate con i rifiuti là mi sembra assolutamente inaccettabile. L'Assemblea del CISI ha approvato all'unanimità una bozza di ordinanza che verrà adottata da tutti i comuni, nella quale si vieta in tutto il territorio isolano, comprese le spiagge e la fascia costiera, l'uso, la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di manufatti monouso ad uso alimentare in plastica. La sanzione prevista in caso di accertata inosservanza arriva fino a 500 euro. In via transitoria è permesso per i 90 giorni consecutivi successivi all'adozione del provvedimento, ed al fine di consentire l'esaurimento delle scorte e dei depositi di magazzino, dicevamo, è permessa la vendita e l'uso dei prodotti oggetto di questa ordinanza. Domani sabato, all'Acquameno, nel corso di un convegno organizzato dall'area marina protetta, il sindaco Giacomo Pascale presenterà l'iniziativa dell'ordinanza antiplastica e consegnerà gli atti al direttore generale del Ministero dell'Ambiente, la dottoressa Maria Carmela Giarratano. Levi comunica che a partire da lunedì prossimo, 18 marzo, l'ufficio recupero crediti della società si trasferirà da via Leonardo Mazzella al Palazzo d'Ambra, posizionato sul porto d'Ischia, presso l'ufficio commerciale della società stessa. La sanità, la possibile chiusura del punto nascita dell'ospedale Rizzoli, dopo la proroga che scadrà il 31 dicembre prossimo, sta allarmando anche gli amministratori comunali. Nel riconoscere l'importanza del ruolo che devono svolgere le amministrazioni isolane nei confronti dell'ASL e della Regione Campania, l'assessore del Comune di L'Acquameno, Cecilia Prota, ha assicurato l'impegno dell'amministrazione, sindaco in testa, per perorare la causa nelle giuste sedi per vedersi riconosciuto questo diritto sacrosanto. Sentiamo. La situazione della possibile chiusura del punto nascita all'ospedale Rizzoli di L'Acquameno. Avvocato Cecilia Prota, quale ruolo può avere, viste le esigenze e le istanze che vengono mosse anche dalla società civile, l'amministrazione comunale di L'Acquameno presso la ASL affinché questa chiusura non venga eseguita? Sì, da parte del Comune di L'Acquameno, del sindaco Giacomo Pascale in particolar modo, c'è un'attenzione alta nei confronti di questa situazione, come di tutte le altre problematiche legate quindi alla sanità, lui in prima persona che le segue. L'attenzione, ripeto, resta alta, laddove dovesse esserci necessità ci faremo sentire, e credo che al momento, voglio dire, non si possa prevedere nulla in tal senso, perché quello che è stato previsto, diciamo, relativamente ai limiti minimi per poter tenere aperto un punto nascita, quello è quello che è stato stabilito in via generale proprio in vista di un superamento del commissariamento della sanità campana, ma bisognerà poi sicuramente andare a vedere nello specifico le singole realtà, e quindi sicuramente la nostra, la realtà isolana, è un caso del tutto a sé, quindi andrà trattata con le dovute attenzioni che merita una realtà così grande come la nostra. Abbiamo ascoltato le perplessità che vengono dall'interno, soprattutto del primario di pediatria, il dottor Parisi. Anche lì, insomma, il quadro non ci sembra tanto felice, quindi bisogna, come dire, anche chiamare un po' alla situazione le donne che vanno a partorire a Napoli. Sì, giustamente il dottor Parisi, primario del reparto di pediatria, ha fatto un'analisi molto più complessa, nel senso che ha sottolineato la circostanza che molte volte si pensa al punto nascita, quindi reparto di ostetricia, ginecologia, e non si pensa a tutto ciò che poi ruota intorno a questo reparto, quindi legato anche alla pediatria e quindi quelli che sono i primi mesi di vita di un bambino. Quindi, venendo meno la prima parte, che è appunto la ginecologia e l'ostetricia, si rischia poi che vengano meno tante altre professionalità legate alla stessa, quindi ovviamente ci deve essere una consapevolezza da questo punto di vista, e da qui penso che le iniziative che hanno intrapreso, come ad esempio quello del corso di preparazione al parto, siano iniziative interessanti, perché danno la possibilità in questo caso alle gestanti, ma comunque alla collettività in generale, di avvicinarsi alla struttura, capire come funziona, che insomma in questo momento è una struttura da un punto di vista appunto del reparto di ginecologia e ostetricia, sicuramente che può offrire quella sicurezza di cui hanno bisogno appunto le donne che si preparano ad un momento così importante quale quello del parto.
Attraverso un comunicato, il Comune di Ischia ha annunciato che il restyling della centralissima via Francesco Buonocore, il canalone, la renderà ancora più adatta al transito pedonale. Eliminato il casotto dell'edicola che insisteva su Piazza Croce, scrivono dal Comune, quella che è considerata una delle arterie più importanti per il centro del Comune di Ischia sarà presto più bella, vivibile ed accessibile. Sono stati realizzati nuovi marciapiedi che hanno restituito maggior spazio ai pedoni e sostituita la precedente pavimentazione. È prevista poi una integrazione dell'impianto di pubblica illuminazione e la configurazione delle aiuole e degli spazi dedicati al tempo libero dei più piccoli. Grazie poi anche all'intervento del professor Brischetto, garante dei disabili, saranno presto installati dissuasori di sosta, rampe e varchi volti al totale superamento delle barriere architettoniche. Scuola e tecnologia, un incontro dedicato alla digitalizzazione nel campo dell'istruzione, si è svolto stamani al Teatro Polifunzionale di Ischia, organizzato dall'eurodeputato isolano Giosi Ferrandino. È giusto sensibilizzare i giovani e i docenti sull'importanza della digitalizzazione, un mondo che ha tanti pregi ma che nasconde tante insidie. Abbiamo voluto promuovere, dice Ferrandino, questa giornata sull'isola dopo che ci siamo confrontati più volte in campo europeo a Strasburgo con la Microsoft. Ascoltiamo. L'importanza della digitalizzazione, noi che conosciamo anche come era prima, forse la capiamo ancora di più, ma è giusto sensibilizzare quelle che sono le giovani leve che sono nati in un mondo digitale, che ormai si cibano di digitale, come giusto che sia, perché hanno degli strumenti che all'epoca nostra, della nostra generazione, non c'erano e quindi hanno molti più strumenti per poter evolversi, per poter essere cittadini del mondo, non solo cittadini del proprio territorio, dell'importanza di un mondo globalizzato e quindi di fare anche attenzione, soprattutto anche delle insidie che questa digitalizzazione comunque comporta. Diciamo tanti pregi, ma anche tante insidie. E oggi abbiamo voluto promuovere questa giornata sia per gli studenti ischitani ma anche per gli insegnanti ischitani, quindi divisa in due momenti, con un leader mondiale del settore che è la Microsoft. Noi giornalmente ci imbattiamo nella Microsoft decine di volte appunto in una giornata, magari non ci pensiamo. Sappiamo che quando dobbiamo cercare un albergo o una vacanza entriamo in delle applicazioni che sono della Microsoft, oppure quando vogliamo informarci su determinate cose o questioni in tempo reale noi utilizziamo quasi sempre dei prodotti della Microsoft. E avendo avuto contatti a Strasburgo con i responsabili europei di questa azienda leader, ci è venuta l'idea, perché ci siamo spesso confrontati noi in campo europeo, abbiamo adottato molti e continueremo ad adottarne, perché è uno studio continuo su molti dossier che riguardano la digitalizzazione, quindi abbiamo avuto modo di confrontarci, c'è stata questa conoscenza, abbiamo pensato di regalare questa giornata ai nostri studenti, perché è importante che sia così, e anche ai nostri docenti, per far capire quelle che sono le opportunità che oggi il mondo digitale dà. A Forio l'ex candidato sindaco Nicola Manna interviene nel dibattito sulle problematiche relative al settore della nettezza urbana nel comune del Torrione. Ho seguito, dice Manna, con attenzione le iniziative politiche degli ultimi giorni, specialmente quelle riguardanti il problema della nettezza urbana. Rischierò di essere ripetitivo, ma sulle grandi questioni auspico sempre una unità delle forze politiche. Quando c'è di mezzo il paese, dice Manna, le strumentalizzazioni politiche, gli steccati personali andrebbero messi da parte. Non sono d'accordo con la minoranza consiliare foriana. Forse Stani Verde dimentica che la crisi dei rifiuti si è protratta per tutto il periodo dell'amministrazione targata Regine, di cui lui ha fatto parte per oltre 3 anni. La sua idea, dice Manna, quel piccolo luogo a Cavallaro per travasare i rifiuti della frazione umida, che io considero inutile e dispendioso per le casse comunali, non rappresenta una soluzione. Maggiore collaborazione tra le forze politiche consiliari ed extraconsiliari per risolvere il problema dei rifiuti solidi urbani, auspica infine Manna. Si può partire da una seria raccolta differenziata che oggi resta a Forio ancora un miraggio.
È stato individuato il direttore artistico che si occuperà del cartellone di eventi di Pasqua e dei ponti della primavera nel comune di Forio. Con determina numero 354 del 14 marzo, il responsabile del settore commercio ha affidato l'incarico a Gaetano Maschio, scegliendo tra le quattro istanze pervenute in risposta all'apposito bando. La scelta su Maschio è caduta, tenuto conto della competenza e dell'esperienza in campo artistico, dimostrate anche in altre manifestazioni. Al direttore artistico spetterà un compenso di 3.660 euro lordi ed onni comprensivi. Anche l'isola di Procida va verso il no alla plastica. Dall'assessorato all'ambiente del comune dell'isola di Graziella arriva una netta presa di posizione a difesa del mare ed in contrasto alla politica del monouso. L'amministrazione comunale di Procida intende partire, dice infatti il vice sindaco Titta Lubrano, per proseguire il percorso virtuoso iniziato con la raccolta differenziata spinta, onde raggiungere l'obiettivo di un'isola veramente libera dalla plastica usa e getta. Il divieto di uso nelle pubbliche manifestazioni previsto dall'ordinanza sindacale numero 18 è infatti la prima tappa, quella che metterà alla prova i cittadini più impegnati e dunque verosimilmente sensibili a questo tema. Lavori che sono programmati ad Ischia sabato e domenica. La ex strada statale 270 nel territorio del comune di Ischia sarà interessati da lavori di messa in sicurezza del costone con l'abbattimento di alcuni pini secchi e la rimozione dei massi franati e la posizione di rete di sicurezza lungo l'incrocio della ex strada statale e via Michele Mazzella, praticamente all'altezza dei semafori. I lavori inizieranno domani sabato alle 7 del mattino e termineranno nel pomeriggio di domenica alle 18:30. Per ridurre i disagi per la mobilità ci sarà un divieto di circolazione tra questo incrocio di via Michele Mazzella e l'ex strada statale, ad eccezione della corsia proveniente dai pilastri verso Piazza degli Eroi, sulla quale ci sarà una circolazione che procederà a senso unico alternato. Sarà inoltre istituito il divieto di sosta lungo la via Alfredo De Luca e nell'arco delle due giornate ci sarà la sospensione dei varchi ZTL 1 e 2 corrispondenti a via Iasolino per permettere la viabilità di tutti i veicoli. Inoltre, nella giornata di domani sabato sarà predisposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado che sono ubicate nel territorio del comune di Ischia. Piano strategico metropolitano. Nel pomeriggio di oggi alle 14 nell'aula Cirillo, nella sede della città metropolitana in piazza Matteotti a Napoli, si è svolta una riunione con il sindaco metropolitano De Magistris e di rappresentanti dei comuni dell'area metropolitana. Presenti anche il direttore generale Cozzolino ed il consigliere metropolitano delegato al piano strategico Tito. Questo piano permetterà nel prossimo triennio di utilizzare la quota libera dell'avanzo di bilancio della città metropolitana per finanziare progetti in tema ambientale e di tutela e riqualificazione delle risorse del territorio. I fondi da ripartire saranno assegnati ai comuni in quota proporzionale al numero di abitanti. Presenti all'incontro i rappresentanti di tutte le amministrazioni dell'isola d'Ischia. C'erano infatti i sindaci del Deo di Forio, Pascale di Lacomeno e Caruso di Serra Fontana, il presidente del Consiglio Comunale di Ischia, Ottorino Mattera, e gli assessori Stani Senese di Casamicciola e Daniela Di Costanzo di Barano. Dietro quello che è ritenuto il social blackout più lungo della storia, non ci sarebbe un attacco informatico. A sollevare questa ipotesi durante le 14 ore di servizio sono stati diversi utenti che si erano riversati su Twitter inondando la rete. Nessun attacco informatico dovuto alle troppe richieste ricevute da un sito. Nessun attacco informatico, anche se la compagnia non è ancora stata in grado di dare una risposta ai tanti utenti che ancora si interrogano sul KO informatico di Facebook, WhatsApp e Instagram. Più probabile invece che il KO possa spiegarsi col fatto che le tre piattaforme virtuali potrebbero presto ritrovarsi unite, ancora più unite. Siamo all'ampia pagina sportiva con il campionato di eccellenza. Torna al Salvatore Calisere al Forio, che alla prima di Citarelli in panchina affronterà il San Giorgio. Tutti convocati tra i biancoverdi, ad eccezione di Savarese e Salatiello, per una sfida fondamentale ai fini della salvezza. Se per la squadra ospite il discorso legato alla permanenza nella categoria è ormai archiviato, per il Real Forio c'è ancora tantissimo da fare, con i gialloblè chiamati a fare 6 punti in 2 partite per poter sperare ancora nella salvezza diretta. Fischio d'inizio alle ore 15.
E c'è anche l'impegno in trasferta domani per il Varano, che nel pomeriggio dovrà far visita alla Virtus Ottaviano, ultima chance per la squadra di Soviero di conservare la categoria, mentre gli Aquilotti restano alla ricerca disperata di punti ad ogni gara per aggiudicarsi la migliore possibile posizione. Ascoltiamo l'intervista a Ciro Mennella, che è il vice allenatore dei bianconeri. Siamo con mister Ciro Mennella del Varano. Mister, domenica scorsa sconfitta contro la Frattese, com'è stata la prova dei ragazzi? Ma sicuramente, se parliamo della prestazione, i ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione, sapendo che avevamo davanti una corazzata del girone, squadra solida, sapevamo che aveva una difesa granitica. I nostri ragazzi comunque hanno, come prestazione, hanno fatto un'ottima prestazione. Ovviamente non erano questi i punti che dovevano passare, che devono far passare la nostra salvezza. Sabato sul campo dell'Ottaviano, probabilmente vista la partita della stagione. Sabato, per esempio, è una tappa importante per la salvezza, sia diretta che per un buon piazzamento dei play-out. Sappiamo che giochiamo in una squadra che ultimamente non sta concedendo niente a nessuno, ha fatto anche qualche buon risultato. Sappiamo che comunque è una squadra alla nostra portata e che il Varano deve fare punti. Andiamo là con la voglia di fare punti. Indisponibili? Disponibili, tranne oltre agli squalificati Righiello e Pistola. Stiamo valutando bene le condizioni di Jacopo Pistone e dobbiamo vedere. Poi per il resto rientra Cristian Cuomo. Questi sono gli indisponibili. Salvezza diretta, Varano ci crede? Noi fino all'ultimo dobbiamo credere in tutto quello che a oggi la classifica ci dice, e quindi non è ancora chiuso nessun tipo di discorso, come non lo è del tutto chiuso in fase vittoria campionato e playoff. Non è ancora nulla scritto per quanto riguarda ancora i playout e retrocessione, come per la salvezza diretta. Nel campionato di promozione, tutto pronto per il derby dello stadio Mazzella tra Ischia e Procida del pomeriggio di domani sabato alle 15. Biancorossi in emergenza per le tantissime assenze, mentre i gialloblu di Bilardi si giocano l'ultima chance per risalire sul treno per i playoff. Ascoltiamo cosa ci ha detto proprio Ciro Bilardi, l'allenatore dell'Ischia, a proposito del Procida. Per quanto riguarda il Procida, sappiamo tutti che per me, ma non lo dico per retorica, l'ho sempre detto dall'inizio del campionato, che è una squadra fortissima. Poi se ulteriormente dopo l'esonero di Mister Iovine si è ulteriormente rinforzata, e secondo il mio punto di vista oggi è a pari del Poggio Marino come organico, però poi dopo non basta l'organico rinforzarsi, bisogna anche mettere in atto quello che la propria forza. Delle volte si gioca contro squadre che, ripeto, quando sono e vengono in un contesto battagliero diventa difficile per tutti. Infatti loro hanno pareggiato qualche partita in casa perdendo qualche punto e nessuno ha recriminato, come l'ha perso magari il Sant'Antonio Abate, come l'Ibica Guenza ha vinto qualche partita agli ultimi minuti con un calcio di rigore. Diventa difficile per tutti. Io ho sempre detto che i campionati si cominciano sempre al girone di ritorno, e noi abbiamo trovato difficoltà.
La versione integrale dell'intervista a Ciro Bilardi andrà in onda nella puntata di questa sera di A Bordo Campo Anteprima, che andrà in onda subito dopo questo telegiornale. L'allenatore dell'Ischia farà in esclusiva un lungo e dettagliato excursus sulla stagione della sua squadra e sugli obiettivi raggiunti e non, con lo sguardo già rivolto alla prossima annata. Spazio nella trasmissione anche alle squadre di eccellenza che vedranno Real Forio e Barano impegnate nelle sfide salvezza con San Giorgio e Virtus Ottaviano. Nel consueto approfondimento della seconda parte della trasmissione, in studio con Claudio Iacono ci saranno l'ex presidente della cestistica Ischia, Marco Ielasi, e l'istruttore Cesare Covino per parlare della recente scomparsa di coach Alberto Bucci, leggenda della pallacanestro e grande amico dell'isola di Ischia. Il liceo statale di Ischia, con la sua rappresentativa di allievi del calcio a 5, il 14 marzo, presso la bella struttura di Soccavo, ha battuto nella finale provinciale la rappresentativa della scuola polispecialistica San Paolo di Sorrento per 6-4, accedendo così alla fase regionale in programma per i primi di aprile. La famiglia podistica del Marathon Club dell'isola d'Ischia saluta l'ingresso tra le sue fila di Raffaella Barbieri, che va ad arricchire il già numeroso gruppo femminile, ed ancora di Giovan Giuseppe Trani. Raffaella Barbieri dopo molti anni torna all'attività podistica, anche se l'intensa attività lavorativa non le consente un allenamento continuo. Ha già esordito il 31 dicembre scorso nella Forio in corsa, chiudendo la prova sui 10 km in 58 primi e 28 secondi. Tra gli appuntamenti ritornano gli spettacoli questo weekend in concorso per la rassegna del Teatro Isolano. Infatti al Teatro Polifunzionale di Ischia, da oggi venerdì fino a domenica, con sipario alle 21, sono in scena i Divini Commedianti con la esilarante commedia Cose Turche di Semi Fayad, diretta da Gio Lauro. La divertente commedia, ambientata nel nord Italia, con una serie di travestimenti, paradossi e colpi di scena, divertirà sicuramente lo spettatore, a partire da una rocambolesca rapina in un casinò per concludersi con un pirotecnico finale a sorpresa. Ed ora, come sempre, prima di chiudere, spazio al meteo. Vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Per domani, al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. E chiudiamo così questa edizione del nostro telegiornale. Dunque, come avete sentito, la linea passa da Bordo Campo l'anteprima al collega Claudio Iacono e ai suoi ospiti. Noi ci rivediamo, come sempre, all'edizione delle 14. Arrivederci.